Eccoci qui di nuovo. Di nuovo. Sì. Bene, oggi in questo episodio parleremo di, anzi faremo un confronto sulla finanza personale. Io vi spiego brevemente cosa faccio. Sono un consulente finanziario e mi occupo di pianificazione finanziaria, come avete potuto capire, e gestione degli investimenti. Quindi creo per i miei clienti soluzioni di investimento personalizzate su misura che permette loro di raggiungere obiettivi di investimento che possono essere più disparati, insomma. E quindi oggi quello che cercherò di fare è aiutarvi a prendere decisioni finanziarie più consapevoli. Esatto, perché poi sono nella posizione dell'ospite, ma non sono l'ospite. Beh, tecnicamente esatto. Sì. Cioè, sì, sono l'ospite di questo podcast con l'obiettivo di sfruttare appunto le tue conoscenze per capire un pochettino meglio come funziona il mondo della finanza personale, perché almeno io lo sto vivendo su di me personalmente, che ho iniziato a guadagnare, ma la classica cosa che si dice: se esci dall'università hai studiato un sacco, ma le pratiche e l'educazione finanziaria di base un po' manca. Nel mio contesto. Se non te lo spiegano, esatto. Poi è un argomento che a me sta particolarmente a cuore, non solo perché faccio questo lavoro di mestiere, ma penso che al di là di quello che facciamo nella nostra vita, l'ingegnere informatico, l'architetto, il consulente finanziario, avremo sempre a che fare con i soldi, quindi una fonte di reddito la dovremo gestire. Quindi gestire al meglio le proprie finanze, i propri risparmi, secondo me è essenziale. E, insomma, vivere una vita più serena, più sicura e che ci permette di, insomma, controllare, avere sotto controllo tutto quello che riguarda l'aspetto del risparmio, la gestione delle proprie finanze e insomma. Sì, anche perché dal mio punto di vista, quella cosa che mi è chiara, quel poco che so, è che vedo molto l'idea, la concezione che il tuo stipendio definisce un po' chi sei, ma definisce chi sei nel senso dello stile di vita. Cioè, il punto è semplicemente come entrano i soldi, non come vengono gestiti, come vengono spesi, eccetera. Okay. Quando invece questa cosa inizi a capire col tempo che è la cosa più importante, nel senso tu puoi avere 3.000 euro al mese che entrano, ma come li gestisci fa tutta la differenza del mondo, sia per te sul momento, immagino, che lungo termine, perché poi avrai magari una famiglia, una pensione, eccetera. Sì, sì, questo è un concetto importantissimo. Non possiamo, le decisioni che prendiamo non possono prescindere dal tempo. Se abbiamo un obiettivo, non so, di acquistare una casa tra un tot di anni, dobbiamo pensarci adesso. Cioè, a me piace sempre dire questa frase alle persone con cui lavoro: gli obiettivi, i traguardi di domani sono il risultato di un percorso che inizia oggi. Quindi prima ci attiviamo e prima possiamo fare scelte consapevoli e mirate al raggiungimento di quell'obiettivo. Infatti sono una persona che ragiona molto per obiettivi. Secondo me questo rappresenta un po' l'essenza del mio lavoro. C'è una strategia che permette di raggiungere un obiettivo. Quindi Proprio in questi termini, partendo da un esempio più pratico che penso possa interessare la gente. Sì. Appunto, io ho iniziato appena adesso a guadagnare, sto facendo un tirocinio, quindi uno stipendio molto piccolo, però magari appunto entro il prossimo anno inizierò con un stipendio un po' più consistente. Quali sono i consigli che tu daresti a me proprio in termini pratici di quello che devo fare un po' con i miei soldi? Ovvio che c'è il concetto di risparmio, il concetto di investimento, però nella mia testa ora come ora sono tutti confusi. Quali potrebbero essere dei step pratici o dei consigli che hai? Beh, innanzitutto immagino che tu non utilizzi quei soldi per vivere, per un affitto, vivi con i tuoi. No, sono tutto. Ah. Pago tutto io. Ok, paghi tutto tu. Quindi hai una parte di spese che devi gestire, e una parte di risparmio, quindi la parte che tu non utilizzi del tuo stipendio. Quindi la prima cosa da fare è avere sotto controllo tutto quello che entra e tutto quello che esce. Quindi sai che il giorno X del mese ti arriva questo stipendio e sai che una parte la devi dedicare a affitto, cibo, luce, gas, eccetera. Una volta che tu avrai ben chiare le spese, cioè le uscite certe, potrai concentrarti sulla parte del risparmio, quindi capire quali sono le altre esigenze oltre alle spese minime che devi affrontare. Nel momento in cui tu hai stabilito le spese obbligatorie che devi sostenere,
devi capire quanta parte di quel risparmio la puoi dedicare a, che ne so, tempo libero, e quanto invece lo vuoi dedicare a obiettivi nel lungo termine. Perché sì, abbiamo sempre a che fare con scelte intertemporali. Quindi, intertemporali, cosa significa? Oggi sappiamo di dover spendere questo per la casa, l'affitto, la bolletta e robe varie, spese che ci consentono di sopravvivere. Però chiaramente non possiamo insomma vivere sopravvivendo, quindi abbiamo una parte di soldi che dedicheremo a uscite che facciamo la sera, magari non so, progetti che vogliamo intraprendere. Quindi senz'altro dobbiamo conoscere le nostre entrate e le uscite. Tu come sei messo da questo punto di vista? Allora, è un percorso che va su e giù, nel senso che è sempre una questione di che sistema utilizzi, quanta frizione ha e quanta voglia hai. Mm-hmm. E devo dire che lo facevo molto bene all'inizio, poi ti sei perso, ho peggiorato, e adesso ho trovato un sistema che funziona abbastanza bene. Monitoro esclusivamente le spese, più che altro per capire effettivamente, tolto faccio un budget inizialmente, monitoro le spese, tolto la parte che so, cioè, l'affitto eccetera, so quanto sono mensilmente, sono interessato a capire a livello di costi, di uscite, entertainment, queste cose qua, quanto faccio mensilmente. E grazie al fatto che con Revolut ho tutte le spese, ogni settimana segno su Notion, okay, e più o meno mi sto facendo un'idea. Non è ancora un sistema perfetto, e anche qui non so se hai consigli in questo merito, però sono una di quelle cose che è molto da personalizzare, molto okay, trial and error. Sì, diciamo che non c'è una risposta univoca, e sulla base di come una persona affronta, non so, questo tipo di spese, le categorizza in un certo modo. E poi volevo chiederti una cosa, a livello emotivo ci sono certe spese che insomma ti fanno sentire meglio se le fai, piuttosto che altre che dici cavolo, ho speso questa in questo ma potevo evitare di farlo, e ci rimani un po' male? Un sacco, cioè nel senso, io penso che nella media delle persone questa cosa la soffro tantissimo, nel senso che ho avuto una buona educazione da parte dei miei genitori del tipo valorizzare ogni spesa. Ogni volta, secondo me ogni tanto un po' troppo, cioè nel senso che mi facevano veramente sudare le cose, però mio padre mi metteva sempre la sfida, davvero questa cosa è importante, e quindi fai quel tipo di spesa. E ho sempre ragionato con i miei piccoli soldini da piccolo, non ho mai fatto spese piccole, cioè io cumulavo fino, mi compro l'iPhone, no? O mi cumulavo fino alla cosa, okay, alla cosa grossa, e mi soffrivo sempre un po' quelle spese della birra, il giorno X, della uscita, così. Quelle robe, non so se è questo che intendevi, okay, questo sì, tipo sì, proprio questo. Di fatica che vorrei ritogliere, però poi sei in un contesto sociale, segui un po' il flow. Beh sì, non puoi vivere da asceta, esatto, nell'attesa della... Okay. Perciò se ben capito, per le spese che sapevi di dover affrontare in futuro, per cui accumulavi un tot, risparmiavi un tot, eri contento perché riuscivi a raggiungere l'obiettivo, e quella spesa diciamo te l'eri guadagnata, se vogliamo, esatto, dire. C'era un valore dietro quella cosa lì, nel senso che se compro un computer vedo effettivamente quei soldi, quell'importanza presa. Tutte le piccole spese che tu perdi ogni giorno, 10 euro di qui, 20 euro di lì, quelle le soffrivo parecchio, e in più notavo che c'è molto la peer pressure da quel punto di vista lì, che nel senso io dico no, non mi compro, che ne so, il dolce, perché so che sto risparmiando per quella roba lì, okay, e hai questo feeling. È difficile farlo, però. E tieni conto, e segni anche le spese, non so, superflue, se vogliamo dire, da una parte? Le segno, ma non segno che siano superflue. Cioè okay, non ho questa distinzione. Poi, non so, c'è la distinzione aperitivi, e quella poi uno può valutarla. Ogni mese spendo X di aperitivi, poi uno può pensarci, è tanto o è poco. Però appunto poi mi ritrovo spesso in situazioni... Io ho un medio controllo delle finanze, mi trovo con gente che dice no, oh, è possibile, ero in sessione e ho speso X soldi, senza avere nessun controllo di quella cosa lì. Io okay, non te lo saprei neanche dire quanto spendo, quindi, so che non spendo poco però. Ok, ma tu tieni sotto controllo no, le spese, un budget? Cioè praticamente è a scendere, no? Ci sei tu che sei a livello proprio master. Cioè lui medio controllo e poi ci sono io che sono dinamite. Quindi... Sì, poi, come dire, a questa età
dipende veramente moltissimo dalla situazione in cui sei, nel senso che io sì, quando ho iniziato, io da 18 anni che lavoro facendo un po' di lavoretti vari, e mi ricordo proprio quando ho iniziato a fare, particolarmente ho fatto un periodo lungo lo steward allo stadio, e guadagnavo 9 euro all'ora facendo 5 ore. Cazzo, mi ricordo che quando poi andavo a comprare qualcosa pensavo, cavolo, quelli 9 euro per quel panino sono un'ora mia allo stadio fare... E iniziava a capire, a sentire okay. Quando vedi degli amici fanno delle scelte totalmente diverse, mi dici, ah, ok, ma questo ogni volta che chiedi soldi a papà, cioè nel senso, sì, è sì, ovvio che non pesa quella, sì, quella sì, questione sì, lì, cioè non pesa perché emotiva è tantissimo. Esattamente, perché il tempo che noi abbiamo dedicato a chiedere i soldi ai genitori è... non lo percepiamo, invece quando, come hai detto tu, dici cavolo, vedo il panino che costa 9 euro, significa che devo sudare un'ora per guadagnarmelo. Ecco che i soldi assumono valori diversi a seconda della fatica che c'è dietro. Cioè, se tu quei soldi li hai guadagnati, li percepisci in un modo un po' diverso rispetto ai soldi che ti arrivano, non so, dai genitori, dalla famiglia, eccetera. Quindi, paradossalmente, anche se si tratta sempre di 9 euro, diamo un valore diverso ai soldi, a seconda della loro provenienza. Ma se ci pensi anche, non soltanto dalla provenienza, ma anche a livello temporale. Vi racconto un aneddoto che ho raccontato a dei ragazzi delle superiori. La favola della cicala e della formica, la conoscete, no, immagino? Ciao. Allora, forse sì. Adesso c'è la formica che lavora. Te la spiego. Ci sono la cicala e la formica che vivono vicine, e mentre la formica passa tutta l'estate e tutto l'autunno a raccogliere provviste, la cicala canta a squarciagola tutto il tempo, si diverte e prende in giro anche la formica. Ah, guarda, tu lavori, io mi diverto. Poi invece quando arriva l'inverno cosa succede? La formica che si è preparata sta bene alle sue scorte, non morirà di fame e di freddo durante l'inverno, la cicala invece sta a bussare alla porta della formica e poi muore di freddo, perché non si è preparata per tempo. E io la domanda che ho fatto a questi studenti era, preferite 50 euro oggi o 55 tra una settimana? Voi cosa rispondereste? Dipende molto, secondo me, lì dalla situazione momentanea in cui sei, però è ovvio che almeno io personalmente più cresco più come dire, metto tutto in prospettiva nella mia vita, certo. E quindi vedo, valorizzo il fatto di avere più soldi in un futuro, cosa vuol dire per me, cioè 50 euro adesso mi permettono di accrescere il mio net worth o no? Questo è un po'... guarda, cerca di rispondere basandoti soltanto su questi dati, senza andare a ragionare troppo sul capitale futuro. Insomma, 50 euro oggi o 55 tra una settimana? Poi non abbiamo un campione rappresentativo, siamo soltanto in 3. No, sì, effettivamente la domanda fatta così, d'altronde ti dà anche pochi strumenti per rispondere, perché ti verrebbe da dire... Boh, cioè è uguale, che differenza fa per 5 euro? 16% in più, però sì. Cioè, effettivamente la differenza reale non c'è. Però... Adesso ve la pongo in un altro modo, allora. Preferireste 50 euro tra un anno o 55 euro tra un anno e una settimana? Vabbè, direi fortemente la seconda. Sì, però nel primo caso avete un po' esitato. Questo perché, cioè, il valore di quei 5 euro in più... noi lo percepiamo di più in un periodo di tempo minore. Per questo che dico, ma sì, dai, la cicala avrà pensato, ma sì, ci penso domani, cerco di godermi il presente, quindi piuttosto che avere una gratificazione, cioè avere un benessere di lungo periodo sostenibile, preferisco una gratificazione immediata. Certo, l'esempio magari è un po' riduttivo, però a lungo andare le persone tendono a posticipare il risparmio, posticipare magari decisioni di risparmio e di investimento che possono garantire loro un benessere nel lungo periodo, e invece sperperano una parte dei loro risparmi oggi vivendo al momento. Infatti quello che mi hanno risposto molti ragazzi delle superiori era, sì, tanto la differenza è minima. Meglio avere 50 euro oggi che 55 tra una settimana, tanto i 50 euro li ho subito. Però quando si tratta di ragionare con scelte che sono più in là nel tempo, che noi non riusciamo
a cogliere, non riusciamo a percepire, allora possiamo magari ragionare su, ok, aspetta, tanto la differenza di una settimana, mi prendo 5 euro in più, tanto devo sempre aspettare più di un anno. Eppure facendo così, la gente posticipa decisioni di risparmio e di investimento che può garantire loro un vero benessere. Esatto, perché poi magari, cioè, punto su cui possiamo tornare relativamente alla mia situazione, in modo tale da avere anche un consiglio concreto per le persone, è il fatto di dire, allora, io ho in mente questa cosa degli investimenti, ci sto pensando, però anche banalmente poi quando ti metti nella realtà dei fatti, vedi le spese, vedi cose che escono e inizi a essere tirato, dici figurati se adesso posso pure... Cioè adesso io per esempio, per forzarmi un attimo, almeno il concetto del risparmio, che già costruisce un'abitudine di far sì che X soldi, 50 euro al mese, non esistono, perché vanno nella tua parte risparmio o vanno nella tua parte investimento. Per fare questa cosa ho fatto Revolut, come si chiama? È una sorta di app per il budget. Revolut è una carta. Revolut è la carta. No, ce l'ho presente. Ok, e praticamente ha una parte interna che si chiama salvadanaio. Sì, praticamente loro ogni settimana mi tolgono 20 euro e mi arrotondano tutte le spese che faccio. Quindi 18,60 euro mi rubano 40 centesimi. Okay. Quindi pian piano, nell'arco di un mese, due mesi, inizio a accumulare soldi. Ho messo l'obiettivo tipo 600 euro questi mesi qua. In modo tale che io un minimo, cioè come dire, inizio a averli su due punti separati. Ok. E inizio a gestire quella cosa lì. Un altro modo che sto utilizzando, che poi dimmi appunto se ti sembra una cosa intelligente, io adesso ho due conti. Su uno mi arriva lo stipendio e praticamente ci pago le uscite della casa, delle spese di quel tipo lì. Sull'altro ho i soldi della borsa di studio, mm-hmm, e ci pago la mia vita normale. Quindi in quei due modi riesco a costruire un po' di risparmio sull'altro che ho al margine. Capito, quindi se ho capito bene, hai una parte di questo conto numero uno, chiamiamolo così, arriva nel tuo stipendio e lo usi per pagare le spese obbligatorie, quelle che ti servono per sopravvivere. Esatto. E sì. Col resto, quel conto numero due, dove hai la borsa di studio, ci paghi il tempo libero. Esatto, adesso è un po' sbilanciato, nel senso che pago anche del cibo necessario col conto due. Lungo termine il mio goal è proprio quello, cioè nel senso avere una propaganda che come se fosse per il tuo figlio, che tu ricarichi e dici ok, tu questo mese hai 200 euro per fare festa, spese extra. Ok. Ed è limitato quello, e lo vedi costantemente, magari ti genera ansia, però come dire, sai che non stai andando a pescare. No, questa è un'idea interessante. No, è assolutamente interessante, perché tu vai a vincolarti, però in modo sostenibile, perché tu sai che, cioè, non penso che tu l'abbia deciso da un giorno all'altro. Hai detto, vediamo magari sulla base di quello che ho fatto in passato, quanto spendo mediamente in questo, vediamo magari se riesco a migliorare, quindi ad abbassare quelle spese in tempo libero, piuttosto che spese superflue. Esatto. Corretto? Sì, infatti appunto quello che volevo chiederti è, intanto magari tu in primis come lo gestisci, e se pensi che avere più conti, soprattutto adesso all'inizio che sono gratuiti, comunque due conti puoi avere, sì, può essere un consiglio, cioè, o dice alle persone no, vabbè, non invischiate in questo, cioè, puoi gestire in modo diverso. Allora, dipende di come preferisci tu dividere le cose. C'è chi preferisce tenere due conti separati, ti faccio l'esempio di una persona con cui lavoro. Ha un conto dedicato soltanto agli investimenti, quindi non ci paga nulla, semplicemente ha messo lì un gruzzoletto e ogni mese, e lui fa un piano di accumulo, ogni mese gli vengono tolti dei soldi da quel conto e vengono investiti. Questo è il contenitore numero uno. Contenitore numero due, e arriva lo stipendio, ci paga tutto quanto, quindi a differenza tua che il conto dello stipendio lo usi per pagare, non so, tutte le spese obbligatorie, e l'altro lo tieni lì come ti arriva la borsa di studio e ci paghi, non so, le cose per il tempo libero, lui invece in un unico conto fa uscire tutto quanto. Sì, sì. Quindi sia, non so, affitto, sia alimentari, che tempo libero, andare in discoteca, eccetera, eccetera. Quindi
per lui, per questa persona funziona meglio in questo modo. Quindi sai che una parte il contenitore numero uno lo dedica al risparmio e agli investimenti, e la parte numero due lo dedica per spese di, come dire, sopravvivenza e anche qualcosina in più. L'errore che non bisogna fare, secondo me, è disperdere. Disperdere sì, ma considerare il conto in cui ti arrivano le entrate come un conto in cui puoi spendere quanto vuoi, perché tanto hai un altro conto in cui che le dedichi a risparmi gli investimenti, quindi sai che ci sono lì. Però questo ti può magari portare fuori strada, perché può farti pensare: ok, oggi ho visto che mi sono rimaste ancora 50 euro sul conto numero 2, quello che utilizzo per spendere le cose, allora questi soldi li butto e metto lì. Quello che faccio io personalmente è avere un unico conto che utilizzo sia per gli investimenti che per le spese, che per come conto di appoggio per, non so, per lo stipendio. E a me aiuta molto avere un unico contenitore. Poi chiaramente ci sono sotto delle macro categorie, vabbè, al di là delle entrate e delle uscite, ci sono le uscite, cioè di entrate ne ho poche, una sola diciamo, le uscite le suddivido proprio sotto quest'unico conto, preferisco averne uno solo per una questione mia, una questione di visione, avere una visione d'insieme, però le uscite le categorizzo, quindi li metto in spese obbligatorie e tempo libero e vedo, facendo un... Beh, io sono un po' fissato sulla raccolta dei dati e sulle spese, quindi registro ogni singolo giorno ogni spesa che faccio, vedo qual è il trend, vedo dove posso aggiustare il tiro, dico: cavolo, questo mese ho speso troppo in tempo libero, magari potevo evitare qualcosina. Quindi capisco a livello di budget su quale spese posso lavorare di più, quanto posso riuscire a mettere da parte sugli investimenti, quanto possono crescere le mie entrate future, e sulla base di questo magari pormi degli obiettivi. Certo, sì, perché il vantaggio che vedo, però ovviamente ogni cosa tu devi impararla, di avere più conti ti permette un pochettino di semplificare questa categorizzazione di cose, perché i due ostacoli che vedo davanti a una buona educazione finanziaria sono due: uno, l'informazione, quindi la conoscenza, anche adesso ne parliamo magari di piani di accumulo, cosa vuol dire investire, certo, cosa vuol dire appunto compound effect, tutto quello che ci sta dietro questa cosa qua. L'altra parte è quella emotiva, è molto forte, molto, molto interessante. E quindi il motivo per cui io all'inizio mese dico devo risparmiare X, poi non succede, è proprio per la parte emotiva. Mm-hmm. Quindi è come se dicessi: nel momento di lucidità di inizio mese io mi obbligo a fare una separazione forte da quello che posso veramente spendere. Mm-hmm. Perché se quando mi davano i soldi miei spendevo X, adesso ne guadagno di più, spendo X più Y, allora devo capire dov'è sì, il problema. Sì. Ok. Beh, innanzitutto il discorso che abbiamo fatto prima è per sottolineare l'importanza di avere ben chiare quali siano le nostre entrate e le uscite. Una volta appurato questo, una volta capito dove possiamo lavorare, perché prima di tutto dobbiamo lavorare su noi stessi, su come gestiamo l'emotività, quindi come prendiamo le scelte che hanno a che fare con i soldi. Quindi una volta capito come ci comportiamo magari davanti ad una spesa, possiamo capire dove possiamo agire piuttosto che no. Andiamo nel concreto invece di parlare di teoria. So che sono una persona a cui piace andare molto in discoteca, quindi non mi posso fissare l'obiettivo di risparmiare 200 euro al mese se poi la spesa principale di uscire in discoteca mi va a erodere questa parte qui. Vedo se posso risparmiare da un'altra parte. Per esempio, evito di mangiare fuori così spesso, non vado a farmi tutti preserata ogni volta. Questa può essere una soluzione. Quindi cerco di ridurre quelle spese, perché alla fine, cioè, ognuno di noi è diverso, ognuno di noi ha esigenze diverse, quindi anche il livello di spesa per lui è più importante, e non so, spendere i soldi per andare in discoteca piuttosto che per te magari lo è andare a mangiare fuori, e non te ne frega niente di una serata in discoteca, anzi ci rimane male se spendi 50 euro per una serata in disco, preferiresti mangiare in un buon ristorante. Quindi attribuiamo valore diverso a spese diverse, anche se il valore monetario è lo stesso. È lo stesso.
Quindi abbiamo visto prima il concetto delle scelte intertemporali, il valore del denaro, che il denaro oggi è diverso da quello che ha domani, per come lo concepiamo noi. Quindi, andando a ragionare sul discorso risparmio e investimenti, una volta che abbiamo capito quanto possiamo risparmiare e quali spese possiamo evitare, vediamo qual è la scelta migliore per noi a livello di investimento. Io, relativamente a questa cosa, poi stavo pensando, io sono arrivato qua chiedendoti, cioè nel senso, con l'esigenza di capire un pochettino meglio queste cose, però mettiti nei panni di una, cioè ti trovi in una situazione che un tuo amico, una persona a cui vuoi bene, vedi che ha una gestione finanziaria pessima. Cioè, qual è il tuo approccio? Come lo stimoli a dire? Perché uno dice, cavolo, è una rottura di palle che devo segnare tutte le cose, non voglio limitarmi delle cose, cioè spesso è quella la cosa, sì, sì. Però tu dici, ti voglio bene, ho in mente che non è solo una questione, fai la tua scelta, cioè se la scelta è preferisco la discoteca al cibo, è la tua scelta, però se non risparmio, se non faccio un piano di investimento, cioè perché dovrei farlo? Allora, prima di arrivare al perché dovresti farlo, faccio un breve passo indietro. A me aiuta molto, cioè prima di fare un piano di investimento per una persona devo capire chi ho davanti, devo conoscerlo. Quindi quello che faccio è chiedere, ma sai quanto spendi al mese? Cioè che mi risponde, come te magari, non ne ho idea, tanto non lo voglio vedere. Cioè che mi dice, sì, 300-400 euro, apri il conto, 800 euro. Oddio! Beh, no, ci sono stati casi del genere. E invece c'è chi dice, ok, penso di spendere 300-400 euro, ne spende effettivamente 300-400. Quindi, prima di fare un investimento, dobbiamo lavorare su noi stessi, sulla nostra capacità di essere capire. Consapevoli. Esatto, la consapevolezza è il primo step. Siamo in grado di risparmiare? Se non sai nemmeno quanto spendi al mese, è una cosa che non puoi fare. Ma perché ti si può presentare un imprevisto, magari, tu devi affrontare una certa spesa, non so, devi pagarti 1000 euro di danno perché hai avuto un incidente in auto, e poi l'investimento non lo puoi fare perché non hai soldi da mettere da parte per gli investimenti. Certo. Quindi la prima parte è la consapevolezza di quello che entra e esce nelle nostre tasche. Poi si passa a parlare di investimenti, che attualmente è la scelta migliore per evitare che i nostri soldi vengano erosi dall'inflazione. Quindi prima cosa è mantenere il potere d'acquisto dei nostri soldi. Immagino sappiate cos'è l'inflazione voi. Sì, un po' e soprattutto adesso in Italia. Adesso l'inflazione è al circa 12%, nell'area euro è il dato più alto, non si vedeva da 37-38 anni un dato del genere, quindi questo ha maggior ragione per farci capire l'importanza dei nostri soldi, del valore dei nostri soldi. Quindi se abbiamo 100 euro oggi non potremo comprare le stesse cose tra un anno che compriamo adesso con 100 euro. Quindi il primo obiettivo è mantenere il potere d'acquisto dei nostri soldi. Investirli è la soluzione. Come? Beh, innanzitutto ognuno di noi ha orizzonti temporali diversi. In sintesi, sulla base dell'orizzonte temporale, il profilo di rischio di una persona, possiamo capire quale tipo di investimento fa per lui. Prima si parte, meglio è. Perché? Perché quando davanti persone giovani, come me, come voi, l'orizzonte temporale che abbiamo, solitamente, salvo rarissimi casi, però è di lunghissimo periodo. Noi un investimento che facciamo oggi è perché vogliamo tenerlo per tantissimo tempo, a tempo quasi indeterminato, però prima o poi dovremo prenderci questi rendimenti che abbiamo. Quindi investire è la soluzione per contrastare l'inflazione, per garantirci un potere d'acquisto stabile e duraturo nel tempo, e poi costruire anche un capitale per raggiungere degli obiettivi. Per esempio, a me piace molto chiedere alle persone che obiettivi di investimento ti dai, che non è il banale voglio far crescere
la mia ricchezza. Voglio diventare milionario. Perché a parte che non è detto che tu non riesca a diventare milionario, però l'obiettivo principale di un investimento è mantenere inalterato il proprio potere d'acquisto e poi utilizzare questi soldi magari per un progetto futuro, per esempio l'acquisto della casa e di un'auto. A voi cosa viene in mente? Beh, sicuramente queste cose qua, però adesso voglio sempre rubarti la parola. No, però... no, io sinceramente, a parte quello, cioè letteralmente l'unica cosa che mi è venuta in mente di costosa, ma in realtà più nel breve periodo, è fare viaggi grossi tipo America o Asia, cose del genere. Sì, che infatti ho una domanda da farti direttamente questo, nel senso che io mi sono sempre detto adesso inizio a risparmiare, inizio anche appunto a conoscere bene le mie spese, soprattutto quando inizi a uscire dal nucleo familiare inizi ad avere un certo tipo di spese che non te ne rendevi neanche conto. Quindi c'è questo processo di conoscimento di se stesso e di quello che spendi, poi risparmio, poi mi dicevi tu l'investimento, perché ovviamente se accumuli 100.000 euro e non li investi, appunto rischi che poi quei soldi perdano valore nel tempo. Esattamente. E la mia domanda è, io vedo che questo piano di accumulo, questa parola che per me vuol dire, almeno per me, vuol dire mettere i soldi ogni tot, far sì che questi aumentino l'investimento. Da consulente finanziario, questo piano è pensato che io metto dei soldi, non li vedi più fino a 60 anni? Cioè, è pensato in un certo termine così, o io posso dirti, ok, a questo punto io vorrei tirarne fuori 50.000 perché devo comprarmi la macchina? Ok. Ha senso, cioè, se arriva un cliente a te così, a parte che decide il cliente, però... Tu cosa gli diresti? Allora, innanzitutto il discorso che ho fatto prima è riferito praticamente ai giovani, quindi un piano di accumulo, un investimento lo facciamo nel lunghissimo periodo. Questo perché? Perché nel momento in cui propongo al cliente, ai miei clienti un investimento, bisogna avere chiaro che l'orizzonte temporale deve essere adeguato. Se noi vogliamo fare un'operazione, per esempio, se noi vogliamo investire dei soldi, lo facciamo su un anno, su due anni, c'è un rischio maggiore di, insomma, delle fluttuazioni del mercato. I mercati finanziari, gli obiettivi sostanzialmente. Esatto, i mercati finanziari hanno oscillazioni. E noi non abbiamo la sfera di cristallo per sapere quando ci saranno queste oscillazioni in positivo, quando in negativo. Il mio obiettivo è seguire una strategia che permette di insomma, restare disciplinati sui mercati finanziari e ragionare sul lungo periodo, quindi almeno 5 anni. In questo modo andiamo a far crescere il nostro capitale nell'economia reale. Poi adesso sto parlando di... insomma, di gente giovane, quindi un investimento che permette loro di entrare sui mercati in modo graduale, entrare sui mercati evitando di fare errori di market timing, adesso vedremo anche questo aspetto, però accumulare capitale, iniziare a far rendere questo capitale e rendere anche gli interessi su questo capitale, infatti l'interesse composto di cui parlavamo brevemente prima. Cos'è? Te lo spiego a te che sei un po' confuso su questo aspetto. Nel momento in cui tu fai un piano di accumulo, accantoni una parte del tuo risparmio, del tuo stipendio, dei tuoi risparmi in un investimento. Ogni mese, non so, mi dici verso 100 euro al mese, in un anno ho versato 1.200 euro. Su questi 100 euro mensili che si accumulano, insomma, questi possono... avere variazioni sia in positivo che in negativo, quindi possono crescere o possono diminuire. La tendenza dell'economia nel lungo periodo è sempre quella di crescita, infatti avere un orizzonte temporale adeguato è importante perché a noi non devono interessare queste oscillazioni nel breve periodo, noi vogliamo far crescere il nostro capitale per un obiettivo di lungo periodo. Poi disclaimer, non sono consigli di investimento né raccomandazioni, perché ogni soluzione di investimento deve essere personalizzata e su misura per la persona che ho davanti e per esigenze diverse. C'è chi vuole protezione e sicurezza del capitale, c'è chi invece
vuole lasciare l'investimento lì, farlo crescere nel tempo. Però ritornando a questo discorso, sugli interessi che maturano dell'investimento, maturano ulteriori interessi, perché il capitale viene reinvestito. Mm-hmm. Non è che investi 100 e poi maturano i rendimenti e li togli. No, no, okay, e là, sì, li lasci sempre lì. E poi forse sono andato un po' sì, no, un po' divagato. In realtà ci sta, appunto. È un po' per capire quello che il motivo per cui accumuli quei soldi lì e il fatto che ovviamente se tu vai a toglierli perdi comunque, erodi in qualche parte l'effetto composto mm-hmm. che si può creare. Dall'altra parte ovviamente uno c'ha le esigenze di vita, sì, sì, ha bisogno di spenderli magari a 30, 40, 50, cioè ci sono sempre quelle fasi di vita, esatto, esatto, importanti e... Ma alla fine i rendimenti ce li dobbiamo prendere prima o poi. Esatto, esatto. Quindi non bisogna sempre prendere in pensione. Sì, sì. Questa cosa qua. Poi c'è anche il discorso della pensione, della previdenza complementare, che magari possiamo affrontare in un episodio diverso, esatto, che è veramente complesso. Quello consiglio. Fare appunto una rubrica di educazione finanziaria, sicuramente torna utile. Farò una domanda relativamente a una cosa che hai chiesto, anche qua tornando nel pratico. Mm-hmm. Hai detto che ogni soluzione deve essere pensata sulla persona. Esatto. Detto ciò, io nella mia situazione e molte altre persone che ci stanno ascoltando, cosa devono fare? Devono andare da un consulente finanziario? Devono andare da te? O ci sono budget e situazioni diverse? Quello che ho visto sull'internet è che c'è stata anche un po' una, chiamiamola, democratizzazione di queste opportunità tramite strumenti tecnici, intelligenza artificiale, eccetera, che permettono di fare un mini portafoglio un po' più mm-hmm. tailored su di te, nonostante non ci sia un consulente finanziario 1-1, e questo ha permesso di fare dei budget di entrata di 100 euro, 5 mm-hmm. euro con Gimme5. Certo, certo. Volevo chiederti la tua opinione su questo, che sono, penso, opzioni complementari a quello che fai tu. Mm-hmm. Ok, certo. Allora, beh, innanzitutto... parto col dire che si può partire con somme, basse per qualsiasi investimento, o meglio, per cioè adesso che noi siamo giovani, magari non abbiamo uno stipendio altissimo, siamo insicuri se partire o meno, perché diciamo, ah, bisogna partire con somme più alte. Invece no, si può partire con somme anche basse, parlo di 50-100 euro, e sempre nella logica di un piano di accumulo. Poi oggi gli investimenti sono resi più accessibili con le nuove piattaforme che abbiamo, eToro, DeGiro, anzi, diciamo che qui ci sono opinioni contrastanti, o meglio, è stato reso sempre più accessibile la possibilità di investire, ma allo stesso tempo c'è molta disinformazione a riguardo. Infatti adesso cerco di sviscerare un po' l'argomento. Innanzitutto dobbiamo distinguere tra trading e investing. Molti confondono le due cose, che sono assolutamente diverse. Investimento cosa significa? Fare una strategia duratura di lungo periodo su un capitale, in linea, che sia in linea con le esigenze, gli obiettivi di investimento, la tolleranza alle oscillazioni del mercato, il profilo di rischio della persona, l'orizzonte temporale. Trading è un'attività completamente diversa, un'attività sicuramente più rischiosa di breve termine, e per cui molte persone perdono soldi col trading. Perché? Perché non sanno quello che stanno facendo. Adesso, senza andare troppo nel merito, quando vedete i disclaimer sulle varie piattaforme, il 98%, adesso un numero inventato, il 98% delle persone che fa trading perde, perché effettivamente è così, perché non si ragiona su una strategia strutturata, spesso viene fatta da persone che non hanno ampie conoscenze di finanza, quindi buttano i soldi lì perché sono attratti da rendimenti molto generosi, ma alla fine il rischio che si prendono è molto elevato e ci rimettono. Quindi, fatta questa premessa, oggi gli investimenti sono sempre più accessibili alle persone, e quindi il fatto di rivolgersi a un consulente finanziario o meno dipende cosa cerca la persona. Io penso
penso che avere sotto, insomma, avere sotto controllo le entrate, le uscite e gli investimenti sia fondamentale per una persona di, che ti affianca, che ti segue in questo percorso. Ti permette di comprendere meglio in che strumenti finanziari hai investito innanzitutto, quindi avere maggiore trasparenza sull'investimento che hai fatto, gestire la tua emotività su questi soldi, perché se ti dovessi chiedere ok, hai investito 100, tra 2 anni quei 100 diventano 80, tu come reagiresti? Non penso saresti contento, no. Però se fa parte della strategia, a noi le oscillazioni di breve periodo non devono interessare più di tanto. E poi se ti dicessi da 100 il tuo portafoglio è passato a 40 sì, ancora di più. Però per farvi degli esempi, quindi la gestione dell'emotività è una cosa che un professionista ti può dare, quindi avere un confronto sugli strumenti su cui hai investito e condividere le scelte di investimento penso sia una cosa buona da tenere in considerazione quando si effettua un investimento. Esatto, poi appunto quando parlavo di democratizzazione parlavo di, appunto, di app che ho visto, ti direi Money Farm, Tinaba, eccetera, quelle che stanno un po' pubblicizzando anche i vari youtuber adesso, dove hai la possibilità di mettere pian piano i tuoi investimenti, scegliere un po' tramite piattaforma i tuoi livelli di rischio, ovviamente nel senso sei guidato, ma come dici tu, non c'è la gestione dell'emotività, che sicuramente è una parte molto importante. Però volevo chiederti poi nella mia situazione, cioè quello che fai tu, come fanno altri molti professionisti, avrà una barriera di entrata un po', cioè, un po' alta su... sulla parte da investire? Sì. Allora, adesso vabbè, essendo un episodio a puro scopo divulgativo, sì, non sto a... Per capire... No, non, cioè, sostanzialmente non c'è una barriera di entrata. Ho piani di accumulo che partono con cifre molto basse, che adesso non sto a chiedere quanto guadagno, però penso tu possa permettertelo, e questo con l'ottica di costruire un capitale nel tempo, accumularlo nella logica di piano di accumulo e farlo crescere nel tempo per gli obiettivi di investimento più disparati che puoi avere. Non so, magari lui, Alessandro, ha più l'esigenza principale è un viaggio, magari un viaggio in Thailandia tra 5 anni, 10 no, anni. No. Quindi non ci sono particolari barriere al barriere d'ingresso. Ok. Entrata. Mi sto facendo un po' di cultura per me, cioè mi porto a casa tutto, penso che sia utile un po' a tutte le persone, perché abbiamo parlato di tanti argomenti interessanti. Sicuramente su internet c'è un mondo per informarsi e per educarsi, però c'è la componente emotiva di cui parli, e che non so se è da aggiungere ancora su quella cosa, che però è molto importante. Ma allora considera che la cosa più preziosa che abbiamo è il tempo, quindi ogni istante che dedichiamo ad un'attività ha un costo in termini di tempo che dedichiamo, che potremmo dedicare a qualcos'altro. Al giorno d'oggi è vero, ci sono molte piattaforme che permettono di fare un investimento, al tempo stesso non ti permettono di gestire l'emotività di un investimento, per cui magari hai scelto, puoi anche aver fatto una strategia buona, però dopo diversi mesi vedi che il tuo portafoglio di investimento, anche se è coerente con il tuo profilo di rischio, orizzonte temporale, perde. Tu cosa fai? Dato che non sai gestire l'emotività, vendi quell'investimento che hai fatto in perdita, e quindi ti sei ritrovato con, invece di 100 euro, con 80 euro, quindi hai perso 20. Come 80 euro di prima. E poi cos'è che può succedere in questo caso? Ti demoralizzi, si crea sfiducia da parte tua negli investimenti, nel sistema finanziario, nei mercati finanziari nel loro complesso, ti butti a terra e hai anche perso tempo per la gestione di qualcosa che effettivamente non sapevi gestire. L'emotività è una parte veramente fondamentale quando vogliamo affrontare un investimento, quindi bisogna aver chiaro fin dall'inizio dove si vuole andare,
la strategia di investimento e restare focalizzati sull'obiettivo, non su quello che accade nel mentre, o meglio, bisogna stare attenti anche a quello che accade durante il percorso, però stare attenti al fatto che i mercati finanziari, per come sono fatti, hanno oscillazioni in positivo e in negativo. Quello che dobbiamo fare noi è essere focus sull'obiettivo, sulla strategia e stare disciplinati. E la disciplina è qualcosa che un professionista ti può dare, perché ti spiega magari i motivi di queste oscillazioni e il motivo per cui devi stare tranquillo e non devi ritirare il tuo investimento, e quindi ti permette di tenere sotto controllo la parte emotiva, che gioca un ruolo decisivo. Normalmente, se facciamo, prima ho detto, a prescindere dalle attività che noi facciamo, dal lavoro che facciamo, dovremmo sempre avere a che fare con decisioni sui soldi. Saperli gestire al meglio è fondamentale per il nostro benessere anche psicofisico. Se noi ci rimaniamo male per una scelta di investimento, dopo aver affrontato chiaramente il discorso di entrate e uscite, allora non capiamo che non possiamo, cioè rimarremo ancora più delusi da ulteriori scelte, certo, che faremo in autonomia. Quindi dipende sempre da quello che cerchi, insomma. Sì, che poi c'è, cioè, appunto, tra l'altro, è il classico un po' bias della nostra società, nel senso che ci sono un certo determinato tipo di cose in cui ti affidi sempre ai professionisti e altre che varrebbero la stessa pena e non lo fai, cioè, nel senso, non mi sognerei mai di pensare io come gestire la mia salute al di là delle cose standard. Se mi rompo il ginocchio vado da un dottore. Esatto. E invece sull'argomento finanziario, da una parte c'è un'ignoranza personale che uno comunque dovrebbe colmare, perché comunque sì, non posso venire da te a parlare totalmente ignorante. Poi è anche vero, ti interrompo un secondo, sì, è anche vero che ognuno di noi si specializza in un determinato ambito. Il mio compito come consulente è anche quello di fare informazione ed educazione finanziaria, o meglio, far comprendere il motivo delle scelte. Sì, più che non tanto sul lato tecnico, ma sul funzionamento in generale e di come viene fatto l'investimento. Poi correggimi se la... No, sì, esatto, cioè esattamente, nel senso che penso che ci sia una, come sulla medicina, come sulla sanità, eccetera, c'è una conoscenza di base che è consigliata a tutti di avere, anche perché poi ti ritrovi a fare tante scelte personali, perché poi, cioè, nel senso, poi sei tu quello che vai a spendere o va a dare l'ok sulle cose. Dall'altra parte hai bisogno di un esperto, perché se gestisci quella cosa, come dicevo all'inizio, tutti hanno uno stipendio, chi più alto, chi più basso, nella vita hai anche l'obiettivo di aumentare quello stipendio lì. Ai giorni d'oggi si possono anche cercare di generare più stipendi, quindi avere dei side business interessanti. Detto ciò, quella è l'entrata, cioè tutta un'altra partita, e come giochi quella partita ti cambia veramente l'esperienza della vita, sia in termini di emotivi, di come te la vivi, sia anche di come sei più rilassato, vivi bene le cose. E quindi avere qualcuno che ti segue da questo punto di vista, in realtà non ci avevo mai riflettuto bene, è molto interessante, molto figo. Sì, sono d'accordo. Vabbè, mi sto vedendo sul lavoro. Sono un po' di parte, chiaramente, sì. Però noto che può garantirti più, può darti più serenità e anche soddisfazione dei risultati raggiunti. Perché nel momento in cui li raggiungi sulla base di una strategia impostata, come hai detto tu prima, mi metto da parte un po' di soldi, mi compravo quella cosa lì. Non lo fai a caso, lo fai con un obiettivo. No, esatto, e quindi, come dire, per rifare una domanda, secondo me, finale, che mi interessava, quando ti trovi quel tuo amico lì che vedi proprio che si comporta veramente male economicamente, poi si lamenta di quella cosa, perché è quello ovvio, cioè nel senso, se non si lamentasse, come gli racconteresti anche con i tuoi obiettivi? Perché io ammetto che tu avrai degli obiettivi in testa, certo, su come vuoi risparmiare. Togliamo la questione di stipendio, che è un altro gioco, un'altra situazione. Cosa che gli racconti, anche in prospettiva, perché poi penso che questa cosa valga quando tu dici non guardo la mia settimana, non guardo il mio mese, ma guardo degli anni in prospettiva. Sì, sì, quando si tratta di obiettivi si ragiona in questo modo. Allora, è difficile, Ad una persona che ha una gestione disastrosa delle proprie finanze, quello su cui posso lavorare è proprio questa gestione. Cioè, se non ci sono i presupposti per poter fare un investimento, quindi ragionare su un obiettivo di investimento, dobbiamo fare un passo indietro e capire perché non ci sono, perché gestisci male le tue finanze, perché non sai quanti soldi
cioè la maggior parte di noi sa quanti soldi entrano sul proprio conto, però non sa quanti soldi escono. Sì, sì. E ma immagino anche come, cioè come dire, io ho l'obiettivo di diventare, che ne so, uno sportivo, cioè ogni tanto si ha bisogno di avere questo obiettivo un po' più grosso, sì, sì, su cui poi costruire dei piccoli obiettivi intermedi. Sì, perché se tu non hai l'obiettivo grande, poi cioè effettivamente lo guardi tutto alla visione di insieme. Cioè più che altro dico, uno che è una situazione disastrosa, come dici tu, il primo step è conoscenza, self-awareness su quello che stai, sì, combinando. Ma perché? Cioè, non so come dire, non so se ci sei, perché? Se hai mai risposto, okay, questo o l'hai mai raccontato a qualcuno. Perché è necessario avere consapevolezza, dici? Consapevolezza, e perché secondo te è necessario investire? Ok. Sempre allora, che sia necessario. Beh, io penso che al giorno d'oggi, vabbè, ogni epoca è buona per investire. Okay. Al giorno d'oggi soprattutto per, insomma, per una questione di inflazione, ma anche per una questione di obiettivi che noi ci poniamo. Cioè io mi auguro che voi e io riusciamo a raggiungere obiettivi nella nostra vita, e una gestione migliore delle proprie finanze può permetterci di raggiungerlo, andando a tralasciare, vabbè, gli aspetti tecnici dei mercati finanziari, i rendimenti passati, eccetera, eccetera. Però è un'ottima soluzione iniziare a pensare fin da subito a come far fruttare i propri risparmi. Poi, rispondendo alla domanda di prima, quindi come andrei a lavorare su una persona che ha una gestione finanziaria disastrosa? Self-awareness, perché deve capire come riuscire a gestire meglio le proprie finanze. Poi vabbè, sarà una risposta banale, riduttiva, ed effettivamente è così. Però andiamo a lavorare su, cioè andrei a lavorare sulla componente emotiva della persona, quindi perché ti senti meglio quando spendi i soldi in questo piuttosto che in quest'altro, perché se non riusciamo a capire nemmeno queste cose, come facciamo a stabilire un obiettivo di investimento e con quali soldi soprattutto? Se non sappiamo quanti soldi entrano ed escono dal conto, quanti soldi possiamo destinare ad un investimento e che obiettivo vuoi raggiungere? E se tu vuoi raggiungere quell'obiettivo, devi essere consapevole che devi aggiustare un po' il tuo budget, devi aggiustare un po' le scelte che stai facendo adesso, nel presente. So che sembra un po' astratto come concetto, però andando a lavorare, perché adesso magari non abbiamo davanti a noi un budget che non esiste nemmeno di una persona che ha una gestione finanziaria disastrosa, però andiamo a lavorare, potremmo andare a lavorare su quelle spese superflue che fa ogni giorno, non so, esco da lavoro, mi bevo, non so, la birra di turno, mi faccio il panino di turno e poi esco la sera e mi rendo conto che potrei non farlo magari. Poi vabbè, sono scelte personali, però bisogna capire. Sì, sì, sì. Ma più che altro, sì, cioè come dici tu, anzi secondo me lo step, rendere valido come primo step il fatto di conoscersi, cioè ti semplifica un po' la visione, nel senso che dici vabbè, all'inizio devo solo tracciare, poi quando ti metti a farlo capisci che non è neanche così facile. Esatto. Però è un primo step, cioè nel senso che fossi consulente ti dici fai questo step e già sai che sei come così dire tranquillizzato, dici ah, non devo ancora risparmiare, cioè posso fare le spese che facevo prima, devo solo monitorarle. Esatto, esatto. Così poi arriva il dire cazzo, ma spendo 400 esatto, euro al mese di caffè, cioè. Oddio. Vi dico una frase di una persona con cui lavoro. Noi possiamo migliorare soltanto sugli aspetti che possiamo misurare, che siamo in grado di misurare. Se non siamo in grado di misurare quello che stiamo facendo, in questo caso le nostre entrate e le uscite, come facciamo a raggiungere dei traguardi e degli obiettivi? Perché alla fine si tratta sempre di fissare dei traguardi intermedi. Certo. Poi al di là del lato investimenti, questo vale esatto, un concetto molto più ampio. Se noi riusciamo a avere chiara la nostra situazione di partenza e l'obiettivo in cui che vogliamo raggiungere, ci mettiamo a ragionare su step intermedi e seguiamo il percorso, la strategia. Secondo, hai qualche consiglio per prevenire l'acquisto impulsivo di cose? Spiegati meglio. Ho un problema.
Vedi qualcosa che ti piace, che risveglia il tuo interesse e ti viene subito voglia di prenderlo. Tipo un paio di giorni fa ho ripreso a guardare il pianoforte e volevo comprarmi un pianoforte. Sì, però... allora ti dico, la roba che vedevo online, senza rubarti la risposta, che funziona in una buona parte di casi, ovviamente devi sempre pian piano diventare consapevole che questa cosa ti interessa. Cioè, magari, come dire, c'è il momento in cui fai la cazzata, ma devi renderti conto che è una cazzata, se non te ne rendi conto. Sicuramente il fatto di dire mi obbligo ad aspettare un attimo per tutte le cose che acquisto, quindi dico ok, voglio comprare il microfono, diamoci 2 giorni, una settimana, a seconda di che tipo di acquisto è. Se dopo una settimana quell'intenzione è ancora lì, vuol dire che l'hai metabolizzata e pensi che quella roba lì possa aiutarti per la tua attività, figata. Se invece era impulsivo, capisci che dopo una settimana te ne dimentichi che non ha più valore. È una stupidata, però è una cosa semplice che può aiutare. Devi pian piano, come ogni questione di mindset, inserire nella tua testa certe cose. Cioè, ogni acquisto io gli do 2 giorni. Che ne so. Quindi tu ti dai un periodo di tempo per decidere. Esatto, per cioè, essere... ogni cosa col tempo prende validità. Cioè, come dico... ci troviamo bene una serata, dico siamo migliori amici, poi passa una settimana, capisco che era semplicemente un momento emotivo e non una questione di amici. Certo, cioè, questa è un'ottima soluzione. Poi ti faccio un esempio per capire come potresti ragionare. Immaginati di aver acquistato un weekend in montagna, hai speso 200 euro, hai acquistato anche lo ski pass, hai speso altri 100 euro, quindi hai speso in totale 300 euro. Vai in montagna, scopri che c'è una bufera, ma tu decidi di andare comunque. Ecco, nel momento in cui tu sei nella pista con neve sopra di te, chiediti quanto daresti per stare al calduccio a casa tua. È una domanda alla quale devo rispondere in questo momento. No. Ma guarda, questo per farti capire che ogni... devi considerare anche il costo opportunità di una scelta piuttosto che un'altra. E nel momento in cui... cioè, l'obiettivo è sempre quello di stare felici, essere felici e consapevole delle scelte che abbiamo fatto, evitare che la componente emotiva ci divori nelle scelte. In questo caso, l'esempio anche stupido che vi ho fatto, cosa sta a significare? Che la persona che è sotto la bufera di neve dice... no, io quei soldi li ho spesi e li devo utilizzare. Faccio. Eppure avresti guadagnato un beneficio maggiore stando a casa a guardare la bufera di neve dalla finestra. Esatto, cioè quella cosa che poi tira molto. Perché poi l'altra questione che io ho imparato negli ultimi anni, dall'altra parte è spenderli i soldi. Cioè, perché non deve neanche diventare una roba ossessiva, al contrario. Cioè... come tutto, diciamo, la verità sta nel mezzo, però... e questione economica anche quello lì, cioè avere la capacità di saper valutare le proprie scelte o dire, io ho sempre l'ansia, anche io, sullo sci, sempre, cioè, speso 60 euro di ski pass, mica se domani nevicano, esatto. Devi fare quello, è una crescita anche personale, esatto. Va bene, cioè quei soldi li ho spesi, sono andati, è una cosa di fuori di me. Sì, sono cose che non potevi sapere, come non possiamo sapere domani cosa faranno i mercati finanziari. Per questo, cosa leggermente diversa, però il principio è sempre quello. Pazzesco. Qualche altra domanda, ragazzi? Io per questo tournament qua ho un sacco di roba in testa, quindi sono contento su questa cosa qua, poi ti romperò le palle e spero che anche il pubblico avrà delle domande su queste considerazioni. Dai, me lo auguro. Spero di avervi dato una mano sulla... gestione delle proprie finanze, magari anche sulla mia. Ci rivediamo al prossimo episodio, allora. Oddio. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao.